Innanzitutto buongiorno a tutti, sì, è stato un piacere insomma essere stato chiamato dal direttore Cerminara, che quando è arrivato qui a Pisa mi ha chiamato e io in un secondo insomma ho accettato, visto che una piazza così importante era difficile da rifiutare. Anche perché se non vado errato, vi sono stato vicino una volta a Pisa, dopo Salerno, ci fu, sono un po' costato a Pisa, come andarsi alla Pisa Rosa. Sì, ero venuto qui verso il 1 di novembre, c'era stato l'infortunio di Gabrielli, poi un idoneo problema fisico di arrivo e ho firmato alla Pisa Rosa. Prima di fare esperienza a Salerno è andato molto bene, poi ha preso un paio di stagioni di così, ma poi è riuscito, poi sono nuovamente venuti fuori, quindi ha fatto delle buone stagioni alla Pisa, alla Vigorla Mezza, che si è andato sempre in doppia cifra. Sì, dopo queste quattro stagioni erano in doppia cifra, quello da Salerno, questo infortunio mi sono portato a lungo circa un anno e ho messo un po' di a riprendere, ho ritrovato la prestazione dei gol e per fortuna sono di loro una grande grazia. L'infortunio era alla spalla? Sì, alla clavicola e ho avuto insomma un po' un calvario abbastanza lungo per gli interventi, perché attaccante prevalentemente esterno, mister Favarina ha dichiarato praticamente di puntare sul 4-2-3-1, là davanti della presa di giocare. L'anno scorso ho girato un 4-3-3, largo a destra con piede opposto, per la concorrenza anche dietro la prima punta quando abbiamo cambiato modo, quindi ho messo la massima disponibilità per giocare a Margola, insomma, quindi dovesse servire una nuova famiglia. Non mi preoccupo molto, non potrei venire alla vista se dovessi fare una scelta diversa. Gli attaccanti che sono passati in più, perché ovviamente si chiedono i gol, che ci vuole un po' per vincere le partite. Sì, sicuramente il nostro vero ruolo è quello di cercare di mettere il massimo impegno per arrivare al gol. Non prometto nulla, perché posso promettere il massimo impegno sperando che anche quest'anno mi arrivi il ruolo precedente. Si è misurato su una realtà importante, dicevo, come la Canzaro, Salerno, quindi insomma conosci anche i vantaggi, le piazze così, quando le cose vanno bene, e anche però insomma le condizioni si sono. Sì, sicuramente la cosa importante è quella di cercare di partire bene e portare la cosa dalla nostra parte, visto che comunque so che c'è un po' di amarezza intorno alla squadra, quindi starà a noi cercare di portare da parte nostra, poi insomma saranno sicuramente una più persone che mettere casa di noi. Conoscevi già qualche compagno di quelli che trovavo quest'anno? Conosco bene Stefano di Monza, ci ha giocato insieme a Calanzaro, e quel di Rino, che abbiamo fatto il settore dei giorni insieme a Roma, e spesso volentieri viaggiamo insieme. Hai già giocato con l'Arena? No. Quindi da Rizzari non ti ha mai capitato di giocare con l'Arena? No, perché prevalentemente ho giocato anche nei gironi C, per me anche era importante cambiare il giorno, cercare di creare una diversa, quindi sono felice di poter giocare in questo stadio. Arrivi al titolo definitivo con il firmato in gennaio. Sì. Grazie mille, bocca al lupo. Grazie mille. Questo era.